E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per andare a provare insieme il cannone portatile di Azzardo, che sta veramente spopolando in ogni dove. Infatti stiamo parlando del cannone portatile Fiducia, un cannone portatile ottenibile da Azzardo completando le partite o resettando una volta il grado di Azzardo, quindi arrivando a leggenda. Allora, io ora l'ho droppato solo una volta e con dei perk veramente più bassi che si possano trovare. Infatti l'ho trovato con impugnatura e bruciapelo, comunque sarebbe molto molto preferibile sostituire con un fuorilegge e triplo colpo, che ci può anche stare perché, come andremo a vedere, uno dei problemi di quest'arma è il caricatore. Quindi effettivamente ricaricare un proiettile nel caricatore in qualche situazione può essere utile. Poi le due canne, innanzitutto vediamo l'intrinseca, tela di precisione, il rinculo di quest'arma è più prevedibile verticalmente. Infatti è veramente quest'arma piatta, spara che neanche si accorge, neanche ci si accorge che ha un rinculo. Abbiamo le due canne, prima direzione controllata, che canna che aumenta il controllo del rinculo e la maneggevolezza, e calibro risetto però aumenta agilità e stabilità, e quindi preferisco tenere questa. Poi abbiamo i due caricatori, esteso e flangiato. Come sappiamo, esteso aumenta notevolmente il caricatore in realtà di 3 colpi e riduce notevolmente la velocità di ricarica, che è molto 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 buono. Invece flangiato aumenta stabilità e velocità di ricarica. Io comunque io preferisco avere questi 3 colpi in più. Infatti vedete qua arriva 9 nel caricatore, che si fanno veramente sentire. Soprattutto ora siamo in 6v6 da un bel pezzo, anzi, quindi si fanno veramente sentire questi 3 colpi più. Ora andiamo subito a provarla in partita. Ok, siamo qui su Valle Infinita. Innanzitutto guardate com'è il rinculo, veramente veramente molto molto facile da controllare. Per essere una delle armi tipo, diciamo, revolver, anche una velocità di carica abbastanza elevata. Ora mirato, no. Danno in testa 57. Ok, scusate un attimo. Un altro. Vabbè, ritornando a parlare dell'arma, guarda quanta gente, aiuto. Ritornando a parlare dell'arma, ha una agilità che è veramente veramente ottima. Una stabilità che si fa sentire. L'unica pecca secondo me è il caricatore, che se fosse stato, grazie a me pushato, un attimino più esteso, direi, non lo so, un 15 colpi. Anche 14 sarebbe stata veramente una delle armi più... Già lo è, ma sarebbe stata veramente fortissima. Questi stanno continuamente camperati là. È una cosa veramente veramente fastidiosa. Cerchiamo di aiutare il nostro compagno qua. Come vedete, time to kill veramente veramente basso. L'unica difficoltà è che dopo aver effettuato un paio di kill si rimane veramente a corto di proiettili. Questo ha smirato un tot, grazie compagni. Si rimane a corto di proiettili e se si appunto si missa il mettere a segno qualche colpo si fa sentire, quindi la precisione è veramente importante in quest'arma. Sparito il tipo. Ok, laggato, perché sembra averlo ucciso. Ho bisogno di cacciatrici come te tra le file dei miei redjack. Vedete che la gittata è veramente ottima. Fa ancora 53, aia. In testa da... ce l'ho dietro. In testa da questa distanza è quindi veramente veramente ottima. E vabbè, ce l'ho fatta a prenderlo. No, è un po' scomoda da usare in fire. Un po' molto scomoda da usare in fire. Appena ne avete possibilità, veramente ricaricate, perché i colpi si fanno... Oddio, i colpi si fanno sentire. Quindi veramente ricaricate. Appena finito un fight, avete un secondo di tregua, ricaricate, perché sennò è veramente complicato questo mio... Ci sono male, no? È veramente complicato riuscire, per esempio, non ho colpi, riuscire a vincere i fight. Ora comunque vedete che mantiene ha una gittata veramente buona, mantiene su 57 di colpi in testa, di danno in testa, anche da una distanza abbastanza elevata come questo è che abbiamo finito il fight adesso. Quindi è veramente
Ottima come cosa. Ora. Ecco, qui mi ha missato l'ultimo colpo. Questo viene da sotto. Molto comodo, ora in questa lab vedo un attimo un po' di lag, mi sembra. Però... perché i colpi entrano un attimino in ritardo, però tutto sommato si riesce comunque a giocare bene. Sinceramente come carne portatile non so se personalmente preferisco... no, io innanzitutto preferisco i 140-150 colpi al minuto, quindi sicuramente preferisco un'ipotetica... vabbè, un'ipotetica... un ipotetico asso di picche rispetto a quest'arma qua. Però è veramente per essere un... questo archetipo di cannone a portatile è veramente veramente comodo. Ora, se magari riuscissi a prendere in testa... ho detto, c'è un po' di micro lag in questo. Mori, mori. Vabbè, sono morto con la bruciatura. Il fatto di ricaricare dopo un'uccisione è veramente importante, che fa veramente la differenza avere questi razzi, avere questi pochi colpi in più. Ci aumenta veramente la capacità di quest'arma, quello che, oddio, quello che può fare. Io sinceramente ora è rollata male, ok, che è rollata male, ma molto molto forte, molto molto buona. Ma io preferisco un asso di picche, perché ha veramente delle possibilità che secondo me un cannone portatile, questo archetipo, non trova. Anche se naturalmente ha rinculo più basso, più controllabile, tutto quello che volete. Io un minuto, è ora di dare, vabbè, io non capisco cos'è sto lag, cioè tutta la partita. Io preferisco veramente un'arma di questo tipo. Ok, abbiamo fatto 33 kill, nulla di eccezionale. Adesso c'è la seconda partita dove cercherò di usarla al meglio, anche accoppiata con qualche altra arma, e vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, seconda partita, siamo su Stendardo Decaduto, quindi veramente mappa buona per un cannone portatile. Vediamo di giocare al massimo delle nostre capacità e vediamo cosa riusciamo a fare. Visto sto... il lanciarazzi per spiazioni, mi sono un attimo spaventato. Vorrei prendere questa zona senza morire. Guarda, però il problema è che sono un pochino lontani per me. Va bene che è stata abbastanza buona, non da permettermi certe cose. Ecco, sarebbe molto interessante con un fuorilegge quest'arma. Oi, questo? Perché si ovvia il problema della velocità di ricarica. Ovviato quello, si ovvia il problema del non avere abbastanza colpi per effettuare un paio di fight di fila. E quindi siamo davanti a una delle armi veramente più buone del gioco a livello di carne portati, certo. Poi c'è sempre questi pompa schifosi, come vedete. Anche se non sono capace a usarli. Fuego boys, mannaggia lui. Mi teamshottano, questi stanno con la lancia e laggiù l'altro col mida sull'albero. Adesso lo vado a prendere. Che teamshottano come degli schifi. Sotto ce ne stanno un paio. Vieni qua te. Di grazia che non eri Fuego boys. No! Vado a preso la bobina. Ehi, tu! Due per uno. Anthony, con calma. Ok, intanto da qua fa 41, che comunque non è per niente male. Ora questo con l'arco un attimo annoiato. Dominio totale. Continuate così. Tocca pusharlo col pompa, perché sennò non ce lo levavamo dalle scatole. Sa che ne ho preso solo uno. No, tutti e due. Ottimo.
Ma quello l'abbiamo preso. L'abbiamo preso dall'altra parte della mappa. Con i coltelli, non ci credo. Va bene. Cioè, proprio dall'altra parte della mappa l'abbiamo preso. Ho visto un brutto cerchio mascherato. Non andrò di certo ora a provocare. Ci sono delle Ivy che tutto sommato mi prenderei. Andrei ad usarle esattamente qua al loro spawn. Hai preso uno. È finalmente morto. Ora abbiamo fatto me da solo, ottimo. Non di fare un giro rapido, mi faccio uno stile che sennò perdiamo, cioè vinciamo. Un minuto, ce la puoi fare! Mi ha ucciso col pompa lui naturalmente. Va bene, abbiamo vinto. Ora siamo morti una marea di volte, sono morto una marea di volte nella seconda metà della partita, quindi avrò fatto un numero di morti esorbitante, errate non sarà, quindi tutto questo rank abbiamo fatto 25 qui, quindi nulla neanche di così eccezionale, ma comunque da contare che abbiamo sempre incontrato gente che camperava con il Mira. Quindi tutto sommato buona, l'arma è molto buona, l'unica cosa è questo caricatore con fuorilegge che aumenta la velocità di ricarica. Sarebbe veramente qualcosa di ottimo, quindi io vorrei fuorilegge e triplo colpo come mio roll preferito, ecco. Ora, io l'impugnatura a bruciapelo, non so, non mi convince, preferirei appunto un fuorilegge. Ditemi voi cosa ne pensate di quest'arma che questi giorni sta spopolando, sta veramente spopolando nel crogiolo e ci credo, è abbastanza molto molto buona. Quindi mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, iscrivetevi, noi ci vediamo domani come tutti i giorni con un nuovissimo video. Mi raccomando, passate dai social come ogni volta sono chiuso in descrizione e anche dal nuovissimo bellissimo sito, noi ci vediamo domani con un nuovo video, bella. Io sono Gaul, per la tua luce.